Salve, di base sono Maurizio Manetti e benvenuti nella nuova puntata di Maura Comanda, il format dove vi consiglio film, serie TV, giochi, libro game, marmitte più forti dell'estate. Perché questa è la Maura Comanda Summer Edition 2023, eh? Perché quest'estate, in fondo, ho fatto tante di quelle cose. E ora ve le Maurodico. Ranking of Kings. Disegni top, scrittura dei personaggi top, identificazione col protagonista per cui ogni volta che compare nella scena dici madò, troppo io, top. Una serie veramente bellissima. Lo stile di disegno ricorda molto, per alcune cose, almeno a me, lo stile della Ghibli, cioè quello stile molto rotondo, soffice, medievale, tra virgolette, però allo stesso tempo la trama ha gli intrighi e le bruttezze di un Game of Thrones. Il protagonista è un buono in un mondo cinico, un mondo dove ognuno può essere cattivo e può fare cattiverie, ma può anche redimersi e fare invece tante cose buone. Quindi una storia dove veramente tu non sai mai cosa potrebbe succedere, dove potrebbe andare a parare, ed è proprio per questo che risulta così interessante. Poi, cosa principale, il protagonista è muto. E questa cosa, che è un limite dal punto di vista dello storytelling, invece risulta essere un plus, proprio perché questa cosa dà agli animatori una tale possibilità di espressioni facciali, proprio modi in cui il protagonista parla, tra virgolette, con le persone. E questo non è assolutamente una cosa semplice, quindi si toglie un elemento per aggiungere invece tanto altro. Tra l'altro lo so che è uscito tipo 2 anni fa, però per me è dell'anno, perché l'ho visto ora. The Bear, seconda stagione. Io già ero super fan della prima stagione, di cui tra l'altro già ne avevo parlato in un video che vi metto qua. Ho indicato bene, di solito sbaglio sempre. Top! In brevissimo la storia. Dopo una tragedia personale, uno chef di alta cucina va a lavorare nella panineria del fratello, qui ovviamente si scontra con quelli che già ci lavoravano, però lo scontro, l'incontro tra questi due mondi porta a qualcosa di nuovo. Ognuno all'interno di questa panineria scopre nella cucina un motivo di riscatto personale, di realizzazione. Secondo me questa è una delle serie TV attualmente, credo, più interessanti, perché è divertente, è tragica, riesce a ispirarti, riesce a intristirti, riesce a farti emozionare. È un mix di cose che non è sempre semplice da gestire, secondo me. Poi ti affezioni a ogni singolo personaggio perché sono tutti scritti benissimo e recitati ancora meglio. Secondo me la prima stagione era già di altissimo livello, con questa seconda mi ha fatto piacere vedere che sono andati in una direzione un po' diversa nel raccontare certe cose, ma comunque il livello si è mantenuto molto molto alto, e attendo la terza a questo punto, che forse vedremo nel 2024, anche se in realtà con lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori credo sia 2025, ci vediamo nel 2025. Questo mondo non mi renderà cattivo, di zero calcare. Questa serie mi ha davvero davvero sorpreso. Allora, io già avevo visto la prima serie, ovvero Strappare lungo i bordi, e già mi era piaciuta molto, però era una serie che giocava moltissimo nelle corde di Zero Calcare, ovvero sketch suoi, molti di questi già visti in dei suoi fumetti, sketch, e poi alla fine di ogni puntata c'era un pezzettino di storia, e ogni puntata faceva andare avanti un pochino questa storia, fino a portare poi al finale. Qui invece l'effetto sembra essere quasi opposto, ovvero c'è una storia inframmezzata da sketch. La mia opinione è che lui ha fatto la prima stagione giocando in casa per poter avere la sicurezza e anche il capitale per poter fare la seconda. Perché è proprio una storia bella, è proprio una storia bella, ma non solo per una serie animata, non solo per una serie di Zero Calcare, è proprio una storia bella, una di quelle storie che secondo me non abbiamo davvero le palle di raccontare nel cinema italiano. Una storia complessa, con dei personaggi sfaccettati, profondi, proprio perché sono reali e sono tematiche vicinissime ad ognuno di noi. Poi fa un sacco ridere, e se vi piace lo stile Zero Calcare ci andrete proprio a nozze. One Piece! No. Kunk on Earth. Allora, sicuramente avrete già visto qualche meme di questa ragazza barra signora. Non so in realtà quanti anni abbia. Su una trentina, quarantina. Su questa persona di sesso femminile. Si tratta praticamente di un finto documentario sulla storia della Terra, dagli uomini primitivi fino a più o meno oggi, e è finto perché la conduttrice di questo documentario fondamentalmente è un personaggio che si scoccia enormemente di fare quello che sta facendo. È un personaggio che non ha voglia di imparare qualcosa di nuovo, non vede imparare la storia come utile. E è bello vedere non solo appunto lei come tratta il presentare questo programma, le battute che fa, il suo modo
ultra semplicistico di vedere alcuni eventi della storia, ma durante la trasmissione loro intervistano anche proprio dei studiosi di storia e degli scienziati veri, e lei fa delle domande a loro dal suo punto di vista, domande stupidissime, ed è divertente vedere loro come reagiscono, perché la maggior parte delle volte loro non sanno di queste domande, e quindi loro reagiscono con queste facce, come per dire: ma questa è scema, ma non capisco. Tutto English humor per noi intellettuali di sinistra. Bello, mi è piaciuto molto. Sono 5 puntate da mezz'ora su Netflix. Immaginate un videogioco molto molto figo per Nintendo DS, con tanti animali carini, molto pucciosi, giapponese. Allora, lo scopo del gioco: devi gestire un ristorante, quindi devi cucinare, devi andare a fare la spesa, devi fare amicizia con i clienti, devi fare amicizia con i tuoi colleghi, e ogni giorno tu devi completare una serie di missioni per rendere sempre più bello il tuo ristorante e renderlo sempre più forte. Ok, vi do una buona notizia: per questo gioco che avete immaginato non c'è bisogno di immaginare la musica, perché c'è già, ed è Music for Animal Cafes by Nobunoko. L'estetica del suono è proprio Nintendo puccioso style, quindi un po' di pop, un po' di elettronica, un po' di jazz, un po' di lounge. L'ho trovato tra i consigliati di YouTube, abbastanza a caso. Mi ha colpito molto la copertina, l'ho sentito subito, e veramente la capacità con cui riesce a catturare questa precisa estetica gioco Nintendo, non recente ma anche un po' vecchiotto, riesce a incapsulare proprio un suono che diventa anche difficile descrivere a parole. Adesso invece immaginate quest'altra scena: siete negli anni 80, lavorate in un'azienda di business, fate riunioni, stringete le mani con i colleghi, avete il vostro capello impomatato e tutto cotonato, fate telefonate col vostro telefono portatile grande come un mattone, guardate grafici che vanno su, giù, fate importantissimo business insieme. Ecco, la colonna sonora per tutto questo è Business di Louis Zong. Altro album che ho scoperto un po' a caso su YouTube, ma che riesce proprio a incapsulare perfettamente questa atmosfera aziendale anni 80, un po', ecco, quasi da commercial per un'azienda degli anni 80, non solo per quanto riguarda la musica in sé e i suoni, in particolare la qualità del suono, ma anche gli artwork, non solo per la cover dell'album, ma anche per le cover di ogni singola canzone, tipo queste. Inscription. Sì, lo so, sono arrivato abbastanza tardi su questo. Cercherò di spiegarvelo un po' per quei due che potrebbero non conoscerlo, ma senza spoiler. Tu ti svegli in una cantina misteriosa, hai davanti a te una creatura ugualmente misteriosa, devi giocare a carte con questa creatura. Tramite il giocare a carte, l'imparare le regole di questo gioco, capire le strategie, capisci di più sul mondo attorno a te e su tutto quello che succederà da quel momento in avanti. Di base il gioco è un gioco di carte, fondamentalmente, però quello che eleva Inscription è tutta l'art direction, il sound design, i colori, il design della creatura che tu vedi, quanto tu vedi e quanto tu non vedi della creatura, il fatto che lui abbia questi occhi, il suono con cui parla, la cabina, cioè tutto riesce a immergerti perfettamente in questo mondo, il che è una cosa perfetta perché, ecco, Inscription è proprio un mondo, soprattutto perché è uno di quei giochi dove sai come inizia ma non hai la minima idea di come andrà avanti. Quindi ecco, è un viaggio che riesce a prenderti subito, che riesce subito a catturarti, o almeno per me è stato così. Ho intenzione in realtà di farci un video su questa cosa nel breve futuro, quindi iscriviti a questo canale per sapere quando uscirà questo video, che si chiamerà tipo, non lo dico, Sayonara Wild Hearts. Se sei fissato con il rhythm game devi per forza provarlo, se non lo conosci già. È un gioco in realtà molto breve, dura bene o male un'oretta e mezza, due ore, anche se vuoi fare il 100% ci perderai probabilmente tipo 10-15 ore. Si tratta di una storia praticamente raccontata di episodi, ogni episodio è un livello, la storia è raccontata in maniera molto particolare, non solo ecco con questa colonna sonora molto pop, molto synthwave, molto moderna da questo punto di vista, ma anche con delle visual molto particolari,
stilizzate, però allo stesso tempo molto molto efficaci, con questi colori accesissimi sul rosa, il pastello, il viola, il blu elettrico. Ogni livello ha sempre nuove idee, ogni livello è come se fosse una sorta di mini game a sé, però sempre basato sullo stesso macro concetto, e questo rende non solo più bello, ecco, scoprirli tutti di fila e quindi veramente mangiarti questo gioco tutto in una volta, ma anche poi il rigiocarteli uno per uno. Poi sì, ribadisco, la colonna sonora molto molto bella, ma tra l'altro se non fosse stata bella la colonna sonora, diciamo, che cazzo di rhythm game era, onesto. Across the Spider-Verse. Io credo che chiunque probabilmente vi abbia parlato di questo film abbia detto tipo no, fra, è bellissimo, devi vedere Across the Spider-Verse, mamma mia, cioè ci sta, e credo che il mio parere non differisca tanto da tutto questo. La storia è bellissima. Se vi era piaciuto Into the Spider-Verse, che già aveva bei personaggi, un bel mood, delle belle animazioni, vi piacerà anche il secondo. E poi ecco le animazioni. Cioè, questo film è un capolavoro. Veramente, dal punto di vista tecnico, l'impegno che c'è stato e anche proprio la direzione artistica, la creatività dietro ogni singola inquadratura è una roba che non si vede spessissimo, anzi non si vede quasi mai nell'animazione 3D, non fatta in questo modo. Purtroppo però tutto questo è stato inquinato negli ultimi periodi perché sono uscite fuori molte notizie secondo cui molti di questi animatori sono stati molto sfruttati, lavoravano turni massacranti, la direzione artistica generale sembrava cambiare volta per volta e molte inquadrature venivano rifatte all'ultimo minuto. Tra l'altro il sequel era programmato per marzo 2024, ma ecco, uno per questo motivo degli animatori, due per lo sciopero degli sceneggiatori, tre per lo sciopero degli attori. Io credo che questo terzo lo vedremo 2026, secondo me. No, 6 no, 5, se siamo fortunati. Tartarughe Ninja, Caos Mutante. Ecco, prendete Spider-Verse, di cui ho parlato finora, super blockbuster, quindi un film con tantissimi soldi dietro. Immaginate lo stesso spirito con un'animazione simile, però per un progetto più piccolo, dallo spirito però molto più indie, più grezzo, più sporco. Ecco, questo è Tartarughe Ninja Caos Mutante. Secondo me è un film divertentissimo, che ha delle idee geniali sui personaggi, sulla trama, su trovate visive di montaggio, battute fatte con la musica, fatte con un effetto sonoro, veramente trovate forti, intelligenti ogni scena. Poi ecco, prende lo stile di Spider-Verse, ma lo fa suo e lo traduce. Immaginate come se fosse un quadernino degli sketch fatto da uno super fan delle Tartarughe Ninja, e questo è il film tratto direttamente da quegli sketch. Quindi appunto per questo dico che c'è uno stile grezzo, sporco, proprio anche puro, potremmo dire, da questo punto di vista. Inoltre è uno di quei rarissimi casi dove un film usa i meme al suo interno, usa i meme o parole tipo RIZ oppure reference ai BTS, però lo fa in maniera giusta e quindi sembra veramente giovane, non sembra fare il giovane, o almeno questa è stata la mia impressione. Anche di questo film, tra l'altro, ne ho già parlato su questo canale, qui. E questo era il Mau Raccomanda Summer Edition, prescritto dal vostro dottore di fiducia, dal vostro Mauro... cazzo, di solito io cerco di fare ogni parola, farla finire con ro. Ah, tra l'altro vi lascio dei altri video da vedere. Cioè cerco di fare tipo, ecco, Mau Raccomanda, Mau Reaction, Mau Primario, no. Devo pensarci. Ci penserò su, vi faccio sapere, vi mando un messaggio sul mio gruppo Telegram. Non è vero, non c'è il mio gruppo Telegram, ancora. E niente, ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente